dinosauri, grandi mammiferi dell'era glaciale, che hanno dominato le terre emerse, sono i protagonisti della mostra Dinosauri in carne e ossa, che dal 10 marzo al 10 novembre porta 30 riproduzioni dei dinosauri nella riserva naturale degli Astroni, preservata dal WWF di Napoli. L'esposizione descrive il fenomeno dell'estinzione, descrivendola come una concatenazione di eventi naturali che schiudono nuove opportunità all'evoluzione della vita sul nostro pianeta e facendola leggere, soprattutto rivolgendosi alle nuove generazioni, come la conseguenza degli interventi naturali provocati dall'uomo, come spiega il curatore scientifico della mostra Simone Maganuco. Ci permette di dare anche un forte messaggio ai visitatori che potranno venire qui attratti dalle ricostruzioni dei dinosauri, degli animali preistorici a grandezza naturale, ma anche appunto dalla voglia di passare una giornata nel verde incontaminato per rendersi conto da un lato di quanto sono belli gli ambienti naturali e quindi che magari è necessario anche un forte impegno per poter continuare ad averli e anche per le future generazioni a fruirli appunto nel tempo, e dall'altro lato ad apprendere appunto come questi animali del passato si sono estinti spesso per eventi naturali e quindi quali possono essere invece i comportamenti sostenibili da fare per far sì che questa estinzione non si ripeta. Ma quali sono le condizioni in cui versa la riserva naturale del cratere degli Astroni, soprattutto dopo gli incendi di 2 anni fa che hanno distrutto più del 60% della flora? Lo spiega il direttore del parco, Fabrizio Canonico. Purtroppo le immagini dell'incendio del 2017 sono molto vive perché l'incendio è stato devastante, ha fatto danni enormi a un patrimonio forestale che aveva una sua valenza storica importante. Il problema degli incendi che noi abbiamo è un problema che nasce all'esterno, quindi dove noi purtroppo non abbiamo giurisdizione, quindi abbiamo coinvolto i soggetti che governano i processi all'esterno della riserva proprio per pianificare con loro una strategia ed andare a rimuovere i fattori d'innesco, ma dobbiamo lavorare fuori perché dentro noi non abbiamo mai avuto un incendio in 30 anni.